Salve amici, sono passate 48 ore da quando abbiamo preparato il nostro liquore. 48 ore che sono servite per la fermentazione. Che cosa dobbiamo fare adesso? Prendiamo il nostro liquore, mettiamo 100 grammi di composto dentro ad una ciotola. Cosa ci serve adesso? 100 grammi di farina. A questo punto possiamo utilizzare anche un tipo 1, non per forza un tipo 2. Se non avete il tipo 1, magari la mischiate con la 00, però il rapporto deve essere 1 a 1. 100 grammi di farina, 100 ml d'acqua. Che facciamo? Allora, prendiamo la ciotola dell'acqua, ci mettiamo la farina, prendiamo il nostro composto, lo mettiamo 100 grammi, lo mettiamo nella nostra boule d'acciaio e mischiamo. Praticamente, che cosa succede? Aggiungendo acqua e farina, i microorganismi si nutriranno degli amidi stessi della farina e produrranno alcol etilico e anidride carbonica. Tutto ciò permetterà la lievitazione. Il composto deve essere omogeneo, come quando abbiamo iniziato a preparare il nostro Vicoli. Vedete? Tipo yogurt, no? Ricordo che 100 grammi di prodotto dobbiamo prendere, il resto lo buttate. Una volta amalgamato il tutto, che cosa serve? Il nostro vaso di vetro. Allora, serve un vaso in teoria a chiusura ermetica, ma io sto dentro casa, non posso uscire. Oddio, come faccio? Non ce l'ho. Questa è un'emergenza. Penso che tutti quanti abbiamo un vaso di questo genere con un tappo del genere. Io che cosa ho fatto? Perché io, neanche io ce l'ho il vaso a chiusura ermetica, quello con la guarnizione, hai capito qual è? In teoria si doveva togliere la guarnizione e chiuderlo con questo. Prendiamo sto vaso, svuotiamo il nostro dopo averlo sterilizzato, in acqua bollente, prendiamo il nostro composto e lo versiamo tutto dentro al nostro vasetto. Che cosa ha fatto Armando allora? Ha bucherellato il tappo. Questa operazione permette di far respirare il nostro liquori, ma soprattutto serve per non far staccare, ve ne accorgerete più avanti, l'acqua dalla farina. Ma se ciò accade, non vi preoccupate, mischiate con, girate con il cucchiaio. Questa operazione bisogna ripeterla ogni 48 ore per 30 giorni. Eh sì, il lievito è come un bambino, bisogna accompagnarlo per mano sempre. Però, venendo incontro alle esigenze più disparate e alle emergenze, magari se uno vuole utilizzare il lievito prima, io farei così.
I rinfreschi li farei a 12 ore per 15 giorni. La farina, ogni 3 rinfreschi utilizzerei un tipo 2. E vediamo che esce fuori. Secondo me qualcosa esce. Ci vediamo tra 48 ore per il primo rinfresco. E niente, spero di essere stato utile e un abbraccio a tutti.